Intanto recupero l'oggetto e già gli faccio un massaggio di bellezza perché lo recupero completamente magari ossidato o mezzo consumato dal tempo e gli blocco l'ossidazione se è il caso, se serve. Secondo il mio punto di vista un'opera deve durare. Come si scopre la materia? Allora, la materia è la base dell'uomo proprio, noi siamo materia. Io ritrovo i miei oggetti, magari passo per una strada, sento qualcosa, guardo un attimo, c'era qualcosetta che mi chiamava, lo raccolgo, anche se è grosso, e lo avvicino in qualche situazione dove lo posso salvare innanzitutto. E poi se sono in un periodo magari che vado forte con la sedatrice o che mi sento proprio la forza fisica di fare magari qualcosa di grande, allora magari inizio subito, anche se sto facendo altri lavori, a interpretare su quello che ho trovato. È la strada è il mio maestro. Ciò che mi interessa lo vado a cercare perché mi arricchisce, anche girare il mondo. Vivere con altri popoli, mangiare altre cose, respirare altri odori e creare con la materia che si trova in quei posti. Questo insegna tantissimo. Il Giappone, per esempio, mi ha dato anche l'opportunità di crescere e soprattutto mi ha insegnato a togliere, perché noi occidentali, noi latini, così accumuliamo, 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 ci riempiamo di tante cose. La casa è proprio un posto dove la mente si deve riposare. Invece noi siamo, per esempio, carichi di oggetti, le nostre case sono piene di cose e siamo sempre stanchi, no? Ho cercato di adattare la mia cultura, la mia esperienza a quella orientale. Ho preso le sculture, le ho sollevate da terra e le ho inserite nella tela. In poche parole, la deformazione della tela, l'inserimento della materia all'interno di essa, l'invasione dello spazio, abbastanza anche segnato da un po' di esoterismo anche. Posto che vai in materia che trovi, qua in Sicilia ho trovato delle cose bellissime, ho raccolto quello che c'era e l'ho riproposto ai siciliani in un altro modo. Trasformare qualcosa che era destinato all'oblio e riproporlo in una versione di comunicazione o meravigliosa esteticamente o magari aggressiva per qualcun altro, comunque che tocchi un po' l'entusiasmo. La socialità che c'è qua in Sicilia, che è una cosa molto importante, mi ha portato in realtà molto vicino a quello che è la materia e allo spazio per poter lavorare. Quindi se non mi avessero offerto, per esempio qua in Sicilia, la possibilità di recuperare, insomma, un vecchio mulino destinato alla fusione e lo spazio per poter rielaborare tutta questa materia, non avrei potuto costruire. L'installazione si trova a Termini Imerese, la cosa più importante è il fatto, oltre al fatto di aver recuperato questo vecchio mulino, la bellezza anche di educare il posto, di educare le persone del posto perché i temi della sessualità sono molto forti, ci sono delle vagine, ci sono dei corpi. Certo, infatti è stata una scommessa, nel senso che ci sono in Sicilia dei valori che sono molto forti, di grande consapevolezza, però anche di grande silenzio, no? Quindi io ho realizzato questa macchina ludica, no? Questa scultura che, dinamica che si muove,
mettendo tutto intorno a questa struttura, diversi organi genitali con questi tre stili di pensiero determinati da tre frecce differenti, e quindi tre stili di pensiero differenti riguardo alla sessualità, dove ogni persona si sente più vicina, quindi c'è questa macchina che gira e ti fa l'incrocio con un pene o un sedere piuttosto che delle mani. Questa è una cosa ludica e il siciliano ci gioca. Invece di esserci numeri del lotto, ci sono gli organi genitali, insomma, ecco. Piace anche quando il tempo lavora sulle cose, come il più grande artista che è il mare, che lavora già delle opere, si raccolgono sulle spiagge già delle cose bellissime, per dire, sono già lavorate dal tempo, dal mare. La videoarte è molto importante perché oggi come oggi fa parte della nostra epoca. Io ho avuto un'esperienza molto lunga nel cinema, che all'inizio mi finanziava i progetti artistici. Cerco di applicare quello che ho imparato a livello di comunicazione, di movimento, di macchina, di quadratura e di messaggio. Ho cercato di costruire qualcosa che sia legato all'arte. Ho creato dei cortometraggi da 5 minuti, da 7 minuti, anche un po' cruenti, però indirizzati al sociale, un po' severi, però riescono, vedo, con successo a stimolare l'anima di chi li osserva, quindi una cosa, una grande soddisfazione. Tu vivi tra le montagne, non vedi la TV e lasci parte di quella società che viene raccontata attraverso la televisione fuori. Non è limitante nella tua espressione? È proprio il piano di prossimo che mi porta a isolarmi a volte. Vuol dire non essere contaminato da tutta la schifezza che c'è in giro. Mi basta assorbirne un po' e poi mi isolo, elaboro, lavoro, produco. Io devo produrre in continuazione, non mi posso fermare. Libertà dell'uomo e la libera espressione. L'arte va vissuta ed è per tutti. Invece c'è un mercato dell'arte dove si può accedere solo se fai parte di un mailing. L'arte è quello che abbiamo dentro, no? Dobbiamo esprimere in un certo senso quello che vogliamo.